Salve a tutti, let's player. Il mio nome è AnferGamer85 e oggi siamo tornati su Rayman Advance per una nuova sfida. Allora, oggi ragazzi ci toccano le pallone e l'oblio. Il secondo boss dovrebbe toccarci, se ben ricordo. Rayman Dora, ah sì, il segno magico. Mi ricordo nella versione PS1 dovevi premere B per noi baby, ma cerchi dovevi premere era il seme. Inoltre la musica era diversa. Per qua devi premere R. Veramente essendo sto su Game Boy Advance. Andiamo. Sei uscito. Ah ecco. Bene. Siamo a 12. Non so quante vite riuscirò ad arrivare prima della fine del gioco. Molto bene. Yeah. Andiamo. Molto bene ragazzi. Stiamo andando veramente bene. Inoltre ragazzi, scusatemi se nel primo video il commento non si sentiva proprio bene, però cercate di capirmi. Ero stanco ieri, avevo mal di gola e mi è successo di tutto di più. Quindi oddio, per un attimo ho rischiato. E avete visto? Merda, ho sbagliato. Purtroppo su sto gioco, se non fai tutte le cose in modo esatto, ok, no, ok, possiamo andare. Andiamo. Calma, calma Rayman, calma. È un po' che non gioco, devo dirlo. Ho giocato parecchie volte la versione da PS1, ma è passato tanto tempo da quando ho fatto questa perché è Mode Advance. Dacci vostra. Muoviti. Sì. Oltre, questo non è come i giochi di adesso. Qua questo non è come i platform di adesso, ci sono i checkpoint. Sì, i checkpoint per carità ci sono, però non è che li trovi così facilmente. Qua devi metterti sotto e cercare. Sto livello. Ricordo della versione per PS1 era un strazio. Anzi no, non era tanto difficile. Ma vedrete, mo che arriviamo alla terra della musica, tireranno bestemmioni di quelli che manco avete idea. Tiranno. Ma chiaramente penso che la terra della musica la faremo poi nel prossimo episodio. Che in questo voglio chiudere la foresta incantata. Vai, bravo. Ci manca una gabbia sola, raga. E sinceramente non so dove trovarla. Yeah! Molto bene. Vediamo un po'. Sì, c'è la possibilità di salvare con l'emulatore, ma preferisco di no. Lo volevo controllare perché non mi ricordavo il tempo. È tutto tempo che non uso più questo emulatore. Comunque, ho fatto, secondo me, quella di Windows 8 a mettere gli emulatori e con la possibilità di usare il controller del Game Boy, il controller della Xbox, è veramente un'ottima idea, perché almeno chi lo sa che usa emulatore di Xbox, Game Boy Advance, almeno il Game Boy Advance, e non si può usare il controller. Quello del Game Boy Color sì, ma questo no. Oddio, sta parte con i piragni.
Sì, raga. Ma che cacchio. Qui altra parte dove ho tirato parole, ma su parole, parole su parole. Bene. Fortuna. Ecco, raga. Per chi non conoscesse il gioco, queste qua, questi punti dove si fa la foto, sono diciamo dei checkpoint. In cui, guarda caso, se dovessi morire, posso cominciare tranquillamente da qui. Per adesso andiamo avanti. Poi, tra l'altro, raga, dovremo tornare pure indietro dei livelli per recuperare le gabbie lasciate. Perché alcuni punti potremo raggiungere solo quando avremo imparato un determinato potere. I poteri del gioco sono 5, 6, non mi ricordo bene. Che sono il pugno, l'aggrapparsi, l'elicottero con i capelli. E mi sembra un altro, ce n'era, e la corsa. Erano i. No, l'anello, che è quello che impareremo tra poco. L'aggrapparsi all'anello, l'elicottero con i capelli, e per finire, non meno importante, poter di correre, che è il più forte di tutti, perché ci serviva per determinati punti, per fare determinati salti. Dacci tua. Queste prime zone, raga, ecco, comunque io sono morto. A me mi hanno un po' sempre stancato. Soprattutto la terra della musica, devo dire. Mi ha sempre rotto le scatole. Oddio. Qua non devi sbagliare a saltare. No! Qua taglio, raga. Ok, sono arrivato al checkpoint. Teoria, ragazzi, questo gioco non dovrei manco farne dei tagli, però sono costretto. Non mi esce un video chilometrico. Che inoltre ho il fatto che non sto usando la webcam, non posso vedere manco quanti minuti sto. Magari chissà, forse ci sarà un episodio in cui userò la webcam. Ok, andiamo. Oddio. Sto rischiando io, raga. Vai. 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 Siamo arrivati alla fine. Ho sbagliato a premere il tasto per mandare più avanti il gioco. Andare più veloce il gioco. Oh, sì, ricordo sta zona. Mortacci, stiamo, voi siete scemi. Non voi, ragazzi, creatori del gioco. Perché mo vi faccio vedere. C'è dietro il moscone che mi sta inseguendo e io devo evitare che mi acchiappi, chiaramente. Ci siamo quasi. Zitto. Siamo arrivati. Scendi. Ho rischiato mo. Vai. Poi io rischio, raga, rischio di brutto anche. Mortacci. De Pippo. Ce l'abbiamo fatta anche questa volta. Ecco il boss, raga. Che voi direte? Ma è quello di prima. Sì, in questa versione. Questa versione è stata un po' il primo Rayman che ricordo su PS1 fu un capolavoro. Un pochettino sputtanato, devo dire la verità. Però
acquistato. È stato un po', devo dire, troppo semplificato, a mio parere. Re. Vabbè, tanto lo elimino in un attimo. Bene. Bene, adesso. Adesso. Vai, come, come. Niente, raga, è difficile. Basta fare così. No, ta. Portacci tua. Vai. No, l'ho mancato. Colpito. Continua. Ancora. Vai, continua. Ci siamo quasi, abbiamo quasi finito. Un altro colpo. E vai, abbiamo vinto. Bene. La tappa oscura della tua ricerca prenderà inizio ora. Spero che questo ti sarà utile per evitare il peggio. Sì. Qui impariamo il potere del coso. Impariamo il potere delle garparsi all'anello, ma guardate. Che poi tra l'altro qua sul controller sono invertiti i comandi, cioè con A tiro il pugno e con B praticamente uso salto e faccio il resto. D'accordo ragazzi, per questo secondo episodio di Rayman Advance posso chiuderlo qui. Spero vi sia piaciuto. Penso che mi sarà venuto un video chilometrico. Ma comunque, nel prossimo episodio inizieremo la terra della musica. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo.